Ciao a tutti e bentrovati a questo nuovissimo motovlog. E soprattutto diamo un benvenuto a lei. Lei si chiama Asha ed è la mia Transalp XL 750. Oggi è sabato 2 dicembre, non è una giornata bellissima, stamattina c'era allerta meteo gialla, solo per la mattina ovviamente. È piovuto parecchio e stasera è veramente molto molto ventilata. A parte questo, le strade non sono messe benissimo perché appunto stamattina è piovuto e quindi devo andare adagio. Ma lo scopo di questa uscita non era andare forte tra le curve, lo scopo di questa uscita semplicemente è quella di fare un po' di chilometri per arrivare ai 1000 percorsi. E prima che me ne scordi, questo video non significa che tornerò a fare motovlog oppure video tutorial eccetera eccetera come facevo con l'Africa Twin. Semplicemente mi andava di vedere un po' l'attrezzatura in che stato è. Parlo del setup di registrazione, quindi ho messo la camerina nel casco, ho messo il microfono sotto la sella e sono partito. Ma ad ogni modo, ecco, non vi prometto e non vi garantisco nulla. Un anno e mezzo fa ho venduto Blacky, un pochino meno, era luglio del 2022, e quando l'ho venduta l'ho fatto perché avevo un progetto da portare avanti, un progetto che era già a buon punto e quindi avevo bisogno di monetizzare, perché per fare determinate cose servono anche soldi, e l'idea era quella di vendere la moto, prenderci qualche soldo, che poi ce ne ho presi più di quanto avrei potuto immaginare, perché come ben sapete il mercato delle moto usate è impazzito. E dopo averla venduta, esattamente un mese dopo, ho scoperto che quel progetto che avevo in mente era assolutamente realizzabile, o comunque avrei dovuto rimandarlo di parecchio. Si è trattato di un imprevisto e, come potete ben immaginare, mi sono anche girati un po' i maroni, no? Perché la moto oramai l'avevo venduta, quindi ho detto vabbè, vediamo il prossimo anno quello che succede. E ho traccheggiato, ho aspettato fino a un mesetto fa perché mi servivano delle conferme, e quelle conferme sono arrivate e ho quindi deciso di comprare questa moto. Adesso qualcuno di voi mi dirà: ma perché non hai ripreso un Africa Twin? Non ho ripreso un Africa Twin per il semplice motivo che come moto è veramente impegnativa a livello di peso, e comunque quando si va a girare la manopola del gas ha solamente 102 cavalli per un 1100. Questa è un 750, 92 cavalli, ma pesa più di 30 kg in meno, quindi se le mettete di fianco e fate un'accelerazione da fermo scoprirete che la Transalp va di più. Cioè, insomma, voglio dire, se compro una moto quella categoria di quel prezzo e tutto, io quando vado a giro voglio, quando avvolgo la manetta, anche godere. E paradossalmente io trovo assai più divertente questo bicilindrico passo corto che arriva fino a 10.000 giri del bicilindrico passo lungo che monta l'Africa Twin, che non gira altissimo, che ha un'erogazione pensata per dare tantissima coppia, ma che da guidare sull'asfalto ad esempio è meno divertente. Indubbiamente fuori strada, quindi in off-road, il motore dell'Africa Twin è tremendamente migliore rispetto a questo, c'è poco da fare. A parte la cilindrata, proprio il tipo di motore in basso eroga molta più coppia. Ma comunque, cavalli non cavalli, costo mica costo, anche perché in questo periodo il CRF 1100L standard te lo tiravano dietro, alla fine sarebbe costata neanche 2000 euro in più di questa, quindi accessoriata come l'ho accessoriata, quindi eravamo lì. Ma a parte questo, è il peso, l'agilità, la compattezza di questa moto che me l'ha fatta preferire rispetto all'Africa Twin. Tutto qua.
La moto è una XL750 Transalp Standard a cui ho aggiunto il Rally Pack. Rally Pack che comprende i paramani, il paracoppa, questa volta Honda ha fatto veramente un bellissimo paracoppa, poi dopo se c'è tempo ve lo faccio vedere, le barre di protezione motore basse, le pedane rally che sono veramente ottime, ve le consiglio, proprio ve le consiglio vivamente, e il quick shifter. Non ho mai avuto in una moto il quick shifter, ma adesso che sono 700 km che lo guido vi posso assicurare che tutte le mie future moto avranno il quick shifter, perché è veramente molto 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 divertente. Oltre a questo, io nella moto ho fatto aggiungere qualche cosetta. Innanzitutto c'è la griglia radiatore con la scritta Transalp, mi piaceva come l'hanno fatta, onestamente è un po' una robetta estetica, ecco, più che funzionale, perché tanto questa non la porterò in mezzo ai boschi, ai campi, come ci portavo l'Africa Twin, no, assolutamente, questa la utilizzerò in maniera molto più civile. E poi ho fatto mettere il cavalletto centrale, che è comodissimo, la presa accendi sigari 12 volts, e poi ho fatto aggiungere le manopole riscaldabili originali Honda, che sono veramente molto molto comode, le avevo anche l'Africa Twin, non originali, qui in questo caso le ho volute mettere originali, perché anche se costano una fucilata sono perfettamente integrate nell'elettronica di bordo e non potevo non sottovalutare questo aspetto. Già tanto per capirsi, io premo il tasto FN, mi esce sul cruscotto la gradazione di quanto le voglio riscaldate e ho fatto, è veramente un bel sistema, ecco. Con lo stesso tasto FN chiaramente si possono andare a comandare faretti che io non ho. Nel frattempo sto andando verso un nero incredibile, non lo so, forse mi converrà tornare indietro, vediamo un po', tra un pochino decido. Quindi la panoramica degli accessori originali Honda l'ho conclusa, adesso passiamo alle modifiche, quelle di sostanza, perché io la moto con le sospensioni originali non l'ho neanche guidata, cioè la moto è arrivata al concessionario e il giorno dopo è stata portata al Dalfani, che è il centro Olins a Siena. Quale Fani? Ci ha montato il monoammortizzatore Olins e le cartucce Misano Evo di Andreani, la stessa modifica che avevo fatto nell'Africa Twin. Nel frattempo Andreani ha prodotto due tipi di cartucce, la Rally e la Misano. La Rally per utilizzi più gravosi e la Misano per utilizzi più umani. Io ho messo la Misano Evo perché, ripeto, non ho intenzione di andare a farci salti, assolutamente no. Oltre a questo, mentre la moto era al centro Olins che gli stavano facendo i lavori, sono stati smontati i cerchi, sono stati spediti a Bartubles, che è convenzionato con questo centro Olins, e sono stati naturalmente convertiti in tubeless. Quindi io la moto in pratica l'ho ritirata già con le nuove sospensioni e già con i cerchi tubeless. Perché vi dico questo? Perché se qualcuno di voi mi dovesse chiedere come va la moto con l'assetto di serie, io risponderei: boh, non lo posso sapere, perché io la moto con le sospensioni originali non l'ho guidata, neanche ci sono salito sopra. Guarda, io davvero, la gente è malata di me. Non la posso tirare molto per il momento perché, ripeto, sono in rodaggio, quindi intorno a 6.000 giri mi fermo. Gli ho fatto fare giusto un paio di allunghi stamattina. Utilizzo per lo più la mappa standard, ho provato anche la sport. Effettivamente si sente la differenza, molto più pronta alla risposta del gas. Ma quanto sarà godurioso il quick shift? Io ne vado più piano perché non mi fido, questo tratto è bellissimo, ci sono delle curve fantastiche, ma se mi trovo il ramo in uscita di curva poi mi sdraio, quindi è meglio andare cauti. Quello che mi ha sorpreso di questa moto, poi comunque
farò un video, immagino, in cui parlerò di prime impressioni quando avrò terminato il rodaggio. Quello che mi ha sorpreso è l'agilità, no? Ora qualcuno mi dirà, vabbè, ma te l'hai presa già con cerchi tubeless e con questo assetto. È vero, però quello che mi ha sorpreso rispetto all'Africa Twin, nei cambi di reazione, è una bicicletta, è incredibile. L'Africa Twin era appesa, si sentiva, ma comunque si guidava, non era un problema. Questa è veramente una bicicletta, è leggerissima, proprio una libellula, incredibile. Come consumi al momento sono a 21,6 km litro, che è un consumo eccezionale. L'Africa Twin era intorno ai 15 km litro all'incirca. Bisogna anche valutare quanto è preciso il computer di bordo, è una cosa che ancora non ho controllato, poi la farò con calma. Parlando della moto in sé, del motore, a parte io ne sono rimasto contentissimo appena ci sono salito sopra, veramente, anche un po' come l'Africa Twin, ecco, perché anche di lei non ho mai avuto da ridire. Honda ha rifatto un'altra volta una gran bella moto, e si può discutere sull'estetica del faro anteriore, perché dovevano usare di più e dare a questa moto un faro suo personale, non prendere il faro un'altra moto che non ci incastra nulla e piazzarlo qua. Ecco, quello Honda ha sbagliato, ma per quanto riguarda il resto la moto è assolutamente perfetta così com'è. È una moto semplice, senza tanti fronzoli, qualitativamente costruita bene, a parte le sospensioni di serie che le hanno veramente pensate per un uso molto più che turistico, ma Honda l'ha sempre fatto, anche l'Africa Twin, almeno quella che avevo io prima, più o meno siamo lì. I freni sono ben proporzionati per la moto che è, tanti avevo letto si erano lamentati delle pinze davanti che sono piccole. Per quanto mi riguarda la moto frena benissimo, io ho sempre frenato con il solo indice e problemi non ne ho. Per quanto mi riguarda frena esattamente come frenava l'Africa Twin. Si può obiettare un po' sul sottosella, perché uno spaziettino un pochino più ampio ce l'avrebbero potuto ricavare, ma non è un grosso problema. Ma per il resto, ripeto, ci deve essere quello che c'è. Forse un pochino di plastichetta di troppo qua davanti, ma d'altronde o ci lasciano un buco nero o ci mettono la plastica. Meglio la plastica, perché il buco nero è anche più brutto da vedersi della plastica. Ma al di là delle sensazioni, della leggerezza che trasmette la moto, il pezzo forte di questa moto è il motore. Il motore è un 750 bicilindrico fronte marcia, passo corto. Passo corto significa tanti giri. Significa che come motore non è molto diverso dal bicilindrico 650 Kawasaki che ho avuto tanti anni fa, 15 anni fa per la precisione, prima sulle R6N e poi sulla Versys. E infatti quando ci sono salito e ho iniziato a girare l'acceleratore, mi sono subito ricordato che tipo di motore potesse essere un bicilindrico fronte marcia a passo corto. È un gran bel motore, indubbiamente è un motore che è completamente vuoto quasi fino a 4000 giri, cioè vedete adesso io sono il sesta a 3000 giri, si va e si avvolgo, riprende, però ecco, si trotterella. Se tu volessi fare un sorpasso fulmineo a 3000 giri non lo fai, devi scalare marcia per forza. Da 4000 giri in su inizia un attimino a spingere e poi a 6000 giri esplode. Vedete? Leggera salita in quinta a 4000 giri, fa un po' fatica a riprendere. Ma ripeto, non è peculiarità di questo motore essere forte in basso. Se avessero voluto fare un 750 con tanta coppia, avrebbero preso il 750 dell'Integra, un passo lungo che non gira una mazza, però ha tanta coppia. Ma non sarebbe mai stato divertente come invece divertente questo motore qua. Perché il bello di questa tipologia di motore è che è molto divertente, perché gira alto, questo arriva a 10.000 giri, e perché quanto di più simile ci possa essere a un 4 cilindri. Ora sto dicendo delle cose che faranno arrabbiare qualcuno, però si fa per dire, eh. Probabilmente qualcuno potrebbe anche dire che su una moto del genere non ha molto senso un motore che gira fino a 10.000 giri. E invece io vi dico, hanno fatto proprio bene a mettercelo. Il senso ce l'ha e ce l'ha anche parecchio.
Qualcuno di voi sicuramente vorrà sapere come va la moto con le Andreani davanti e con l'Oliz dietro. Allora, intanto, se si parla di regolazioni, al momento hanno una regolazione standard, quindi io vi posso dire che va veramente molto molto bene. È neutra, molto compatta, sembra un treno nei binari. Quando si trova delle sconnessioni, delle fossette, delle dunette, quello che volete, la moto non si scompone, è perfetto. Adesso l'ho messa in sport, vediamo se riesco a farvi percepire la differenza.